Bene, bene, bene! Che si dice, gente? Vedo brutti musi lunghi, quindi vado subito al sodo. Sapete perché i turchi hanno 40 dita? Perché sono ottomani! Ah! Ah! Ci siamo! Max, guardami, ho bisogno di te in questo momento, adesso più che mai, lo sai, vero? Sei teso? No, bene. Anzi no, male, la tensione, l'angoscia ti aiutano, tengono tanto la concentrazione, la volontà di non sbagliare, perché tu non devi sbagliare, Max, no? Questa è una lezione importantissima, noi abbiamo bisogno di quel contratto, Max. Hai scaldato la voce? Quelli vanno stesi, magari con un bel do di petto, fammi sentire. No, un la minore, dai. No, un la maggiore. No, sì. Max, io mi fido di te, tu ti fidi di me? La fiducia è importante, Max, ma niente è più importante di quel contratto. Se tu fai breccia nei loro cuori, se il pubblico applaude questa sera, allora è fatto. Pensaci, Max, contratti, locali che contano, ristoranti di lusso, esibizioni, apparizioni, piano bar, la prima tournée estiva, Max, magari il primo Grammy! No! Pubblico duro, ve lo dico io. Ma chi si credono di essere? Villici! Max, va di là e stendili! Oh no! E mi raccomando, niente acuti. Vai! La. No. Sì. No. Oh no. Sì. La. È fatto! Perché proprio lui? Coraggio, cara. Funerali, sempre funerali. Ma è una volta che andassimo al cinema, che so, un corso di cazzotti. Corso di cazzotti del dottor Johnson. Salve e benvenuti al corso di cazzotti del dottor Johnson. Molti di voi da casa ci hanno scritto chiedendoci alcuni consigli su come migliorare le proprie tecniche di difesa personale. Oggi, con l'aiuto di Sanchez, vedremo come è possibile trasformare il proprio corpo in un'arma letale o in un tavolo da biliardo. Giocare o essere giocati, a voi la scelta. Avanti, Sanchez, vieni qui e colpiscimi. Andiamo, Sanchez, sono sicuro che gli amici da casa si aspettino qualcosa di meglio. Riprovaci. Andava molto meglio, Sanchez, ma adesso ti fa male lo stomaco. Ma cosa? Attenzione, facciamo vedere al rallentatore cos'è successo realmente. Come vedete, il colpo di Sanchez non era male e sarebbe sicuramente andato a segno se io non avessi spostato il bacino all'indietro evitando così l'impatto. A questo punto le sue difese erano aperte e ne ho approfittato per colpirlo violentemente allo stomaco. Ma io non ho visto niente! Ma l'hai sentito, Sanchez? Questo perché sono troppo veloce per te. Ma non è finita qui. Eri alla mia mercé e ho infierito. Ti ho afferrato per il collo con la presa di Rifkin-Kurzmann, spezzando così la tua colonna vertebrale. Questo ti ha messo in una posizione di svantaggio ed io me ne sono astutamente approfittato. No. Sì. Che c'è, Sanchez? Non fai più lo spavaldo? Ma io eravamo d'accordo. Questa volta dovrai colpirmi seriamente. Ci devi mettere forza, energia e un pizzico di carisma. Secondo voi ce la farà Sancho Panza? Come mi hai chiamato? Davanti, colpiscimi. Gesù, e questo lo chiami attaccare il prof? Aspetta un attimo, questa volta ti ho colpito, ho sentito l'impatto. È vero, qualcosa ha colpito. Peccato che fosse il mio ologramma.
c'è, Sanchez? Non è andata come pensavi. Ma no, per la puttana, io sono... Questo è per aver provato a fare il furbo con me. Ma eravamo d'accordo che avrei potuto credere... Questo è per averci riprovato, Sanchez. No, 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 scusate un attimo, scusate. Questo corso è un bluff, si vede lontano meglio che loro due sono d'accordo. Ah sì, è quello che pensi? Diamine, sì. Allora prova tu a colpirmi. Già, perché non provi ad attaccarlo, eh? Eccolo. Ragazzi, dovreste darvi entrambi all'ippica. Dico sul serio. Sono sicuro che la gente da casa si stia domandando cosa è successo realmente. Facciamolo vedere. Il nostro amico qui è partito con il suo pugno, che io ho abilmente evitato scivolandogli letteralmente alle spalle. Stavo per colpirlo allo stomaco, ma mi sono fermato. Ho detto, non è carino uccidere qualcuno che non si conosce. Quindi gli ho estratto il portafoglio e volevo controllare il suo permesso di soggiorno. Ma dentro non vi era. C'era soltanto una foto di lui bambino, nudo. L'ho richiuso, l'ho rimesso a posto e per questa volta gli ho risparmiato la vita. Mi ha fatto tenerezza. Gli hai fatto tenerezza? Quindi voi due mi avete visto nudo? Figli di... Io? No, non è andata così. Ma hai tutte le ossa rotte. Volete saperne di più? Facciamolo vedere! Questo piccolo bastardo ha estratto il suo pugnale e lo ha lanciato. Io l'ho deviato con eleganza. E Sanchez, per evitare di essere colpito, si è gettato dalla finestra. E come faccio a essere qui con voi? L'ascensore. È il mio pugnale. E che ne so io? Anche per questa settimana è tutto. Noi del corso di cazzotti del dottor Johnson diciamo: ragazzo, se ti offendono, porgi l'altra guancia. Perché è proprio quando si sentono dei vincenti che quegli stronzi abbassano la guardia. Alla prossima! Che matta che sei. Questo patè è la fine del mondo. Adulatore. Ma per me la fine del mondo è quel corso di cazzotti del dottor Johnson. Già, proprio una forza. Come le tue tette. Sciocco. Dell'altro vino? No. Basta così. Adesso voglio il dolce. E allora prendi. Vieni qui. Signori, direi che basta così.